Questi sono buoni pure loro. Qua non si molla niente. Non si molla niente qua. Fa veramente dei bei danni il tiro più spesso. Mi sono impressionato dal danno che fa. Facciamo così. Questa è stata brutta. Ok. E anche qui un pochino di exp. Ah, qua c'era il pugnalaccio, quello lercio. Niente di che. Spada lunga in silverite, tenetevela voi. Vi servirà per difendervi prossimamente. Ah, molto bene. Qui ci abbiamo qualche 200 nemici. Credo che bisognerà impiegare la mastra tattica speciale della bomba di fuoco dentro la stanza. Che non sta accadendo. Avrei bisogno che tu facessi questo. Puoi aiutarmi? Ok, ben fatto. Proprio questo. Guarigione di gruppo. Qua l'alberello di Natale l'abbiamo fatto, per cui stiamo sereni. Vale la pena di tirare un'altra palla di fuoco? Secondo me no. Neanche questo vale la pena di tirare. Secondo me conviene fare così. Ci difendiamo e ce la giochiamo passivi, tranquilli. Sì. Tanto questi muovono giù tutti quanti. Del sangue che non si poteva curare di niente praticamente. Che poi la magia del sangue è un po' counterintuitive, nel senso che se settate i vostri personaggi in maniera tale che curino gli alleati se ci hanno bisogno, poi diventa un disastro, perché qua mi saranno finite le guardie, eh? Sì, via via i briganti. E diventa un disastro perché? Perché i tuoi continuano a tentare di curare, buttano tutte le cure sul target che è sceso di vita inutilmente, perché ovviamente c'è la magia del sangue attiva. Quindi o personalizzi le cure, che potrebbe essere una cosa, perché mi pare che puoi farlo, no, qua, questo. Puoi mettere personaggio nello specifico, quindi fare che ne so, se Morrigan perde vita, Leliana, Zevran perdono vita, arrivano a tot di vita, allora lo curi. Se Ala arriva a tot di vita non gli fai nulla, perché Ala non c'ha bisogno, perché è un... Cos'era sto coso rosso che ha fatto qua per un attimo? Ah, era questo, pensavo fosse un bug. My thanks. Vestita in armatura completa. Siete un po' bassa per essere una guardia. Beh, in effetti noi siamo più bassi di lei. Ok. And my people will insist on escorting me back to the palace, where my father may also have me killed. Beh, molto bene. Molto bene, molto bene. Vedo delle guardie che si sono riunite qui allegramente. Vediamo un po', ci hanno subito sgamato, eccolo qua. Oh, spiace. Surrender. Spiace molto, ragazzi. Sono qui per liberare Anora, che era tenuta prigioniera. The queen isn't being held prisoner here or anywhere else. Her father would never stand for such a thing. Proprio qui, diglielo, Anora. What? Sir Cathrian, praise the maker you're here. This brigand tried to kidnap me. Oh!
Proprio. Perché lei si è inventata tutta sta fregnaccia e ci ha fregato così? Poi vabbè, non è che ci interessa più di tanto la cosa, però insomma. Ma aspettavo qualcosa di meglio da questa ragazza. Qualcosa di un pelo meglio. Vabbè, e tiriamo una bella bomba di fuoco a me. E vai, ho tipo colpito tutto il mondo. Questi qua li sblocchiamo. Ci hanno sbloccato noi. Cominciamo con la paralisi di massa, che questa è super necessaria. Vabbè ragazzi, però fatemi giocare al videogioco, cioè mi avete distrutto la vita. Sì, vabbè. Va bene, ho capito. Allora giochiamola in maniera scorretta sta partita. Va benissimo. Hanno fatto 45 e siamo implosi tutti in un secondo, ma guarda Fruz. Sono qui per liberare Nora. Diglielo Nora. Oh. Benissimo, signori. Allora noi facciamo un bel choke point qua dietro. Giochiamo sporco dunque. Allora io ho bisogno che tu e tu vi giriate su queste guardie. E anche tu ragno, fai blocca tipo la gente qua, va. E già mi è arrivato un miliardo di danni. Ma proprio a buffo completo. Però mo li sposto di nuovo, perché gli arcieri non vengono di qua. Spostiamoli qua, li facciamo nell'angolino, vai. Divertiamoci, via. Il gioco vuole cercare di fregarmi. E sia. E sia, cara Ser Scatolina qua. Oh, non è stata bloccata. Vabbè, ci abbiamo altri 28 tentativi. Posso... Ah, allora è resistente questa. Guardala, eh. Uccide Pippos. Tostarello. Perché adesso ce la dovrebbe mai avere con me? Oh. Oh no, aspetta. Prova un po' a stordirla tu, per favore. Oh, nice. Niente, ce l'ha con me per sempre. Allora io faccio così. Va bene. Dai, piano piano, Sir Caitlyn. Oh, no, è diventata intelligentissima ad un tratto, aiuto. Ma che vuole fare questa? Ma che vuoi fare, Caitlyn? Ma perché? Che cazzo ha fatto? Ma che gli ha fatto Morrigan? Perché deve venire a rompere i coglioni a Morrigan? Guarda lì, è inaggrabile. Oh, minchia. Che incubo, ragazzi. Diamo una bella curata a tutti. Zebra è tornato dopo aver ucciso ciò che doveva uccidere. Ah, l'ha preso una scoccia non indifferente. È difficile che le entri un colpo su dentro Ala, però se entra gli fa veramente male. Cioè veramente male. Cioè dopo one shotterebbe. No, ragazzi, state fermi qua. Fermi qua, piano, calma. Spada d'estate, 16,50, 20 resistenza fisica, possibilità di respingere indietro il bersaglio, che non è un granché come cosa. Vediamo poi se va bene su Sten questa. Nuovo codice, la spada dell'estate. Nell'era benedetta 884, Lord Aurelien di Mosmridisbrand, campione del gran torneo di Ansburg, commissionò una spada per suo figlio più piccolo, Lewis, il quale aspirava a diventare un cadetto. Convinto che il suo ragazzo avesse i requisiti necessari, Lord Aurelien cercò il fabbro più famoso dell'impero orlesiano, Vercenne di Alamshiral. Alamshiral, molto altisonante, che all'epoca aveva quasi 80 anni, e lo pregò di forgiare la spada. Vercenne si rifiutò,
disse che la sua vista lo stava abbandonando e non aveva intenzione di tornare al lavoro, ma Aurelien riuscì a convincere l'artigiano offrendogli una somma in oro esorbitante. Il vecchio maestro lavorò per diversi mesi, piegando il metallo e affilando la punta alla perfezione. La spada era lunga quanto un uomo e affilata quanto la lingua di una nobildonna. Vercenne la definì la sua opera migliore, la chiamò in maniera ironica la spada d'estate, dal momento che l'aveva forgiata negli ultimi anni della propria vita. Lord Aurelien portò Louis con lui per ricevere la spada dalle mani del vecchio maestro. Quando il ragazzo vide la spada d'estate, storse il naso di fronte al dono del padre. Spade a due mani così grandi non andavano più di moda a corte, preferiva uno stocco. Aurelien rimase mortificato e insistette affinché Louis accettasse la spada e si scusasse con Vercenne, ma non ci fu nulla da fare. Il fabbro maledì il ragazzo dicendogli che, indipendentemente dalla spada che avrebbe impugnato, non avrebbe comunque ottenuto nulla di buono, per via del suo orgoglio. Alla fine Louis fu nominato cavaliere e entrò a far parte dei cadetti, nell'era benedetta 898, fu nominato comandante dei cadetti di Denerim, con la speranza di farsi una propria reputazione. E così fece, divenne il cadetto più odiato di tutto il Ferelden, per via dei suoi atti di corruzione. Nell'era del drago 9-1 incontrò Loghain MacTyr in battaglia ad Aminash. Louis perse il suo stocco nelle prime fasi del combattimento, rimanendo separato dai suoi uomini, e finì per affrontare di persona Loghain, armato solo della spada d'estate, che non aveva mai impugnato prima. L'allenamento avrebbe potuto salvargli la vita, laddove il suo orgoglio lo condannò a morte. Loghain uccise il vanitoso cadetto e ne prese lo spadone come trofeo. Bella storia, ci piace. Allora, diamo un attimo una curata al party e poi andiamo, Andiamo, anche tocca fare attenzione perché quegli arcieri, li mortacci loro, fanno dei danni che stanno fuori dal comune, E Calla, tu, per esempio, non sei la prima che dovrebbe andare. Mi hanno stordito 64.000 volte. Madonna santa, ragazzi, fatemi giocare, oh. Io devo fare fuori sto mago. Abbiamo adesso del parto, sì, belli, belli arroganti. Via, via, mago, via, via. Fuori, fuori il mago. C'era il numero uno qua. E poi questi in realtà, se uno li stanna fatti bene, esplodono in un secondo tutti insieme in combo, li cancelli, non esiste, non c'è rimane niente. Siamo dentro con le cure e tutto, sì, fare per sicurezza. E arrivederci, arrivederci. Qua ce la siamo dovuta giocare proprio sporchissima. Codice aggiornato, di nuovo. Alcuni di noi sanno cosa siano l'onore e la lealtà. Kauthrien entrò al servizio di Loghain in modo molto diretto. Lei apparteneva a una famiglia povera e stava lavorando nei campi della fattoria quando vide un uomo a cavallo attaccato da numerosi banditi. Corse in suo aiuto e solo più tardi scoprì che l'uomo che aveva salvato altri non era che il grande eroe Loghain, il grande Pirla tra l'altro. Anche se ella era poco più di una bambina, lui la prese con sé, offrendole una posizione tra i suoi soldati. E lei scalò i ranghi grazie alla sua fredda determinazione. Divenire comandante dello scudo di Marik, soldati d'élite di Loghain, fu... Che c'è qualcosa che mi sfugge di questa frase. Fu il momento di massimo orgoglio, ok, della sua vita. Fu uccisa mentre cercava di arrestare Lawin per l'omicidio di Arl Hao. E vabbè, ragazzi. Quest'oggi è la storia delle morti narrate di persone importanti che si oppongono alla mia avanzata. Dunque, andiamo avanti per salvare sto Ferelden. No, ma dobbiamo andare di qua. E a boy. C'è l'incontro dei cosi qua. Salva la regina. Ma scusa, salva la regina Nora. Ha bloccato l'uscita della tenuta. Nora è fuggita nella confusione. Forse sarebbe una buona idea parlare con Arl Imon. Torniamo dall'Arl Imon e vediamo che ci dice il ragazzo. Siamo in una fase un po' di calma, però c'era qualcos'altro che avremmo dovuto fare al distretto del mercato, quindi andiamo al volo a fare quella faccenda al distretto del mercato. Bisogna portare parola di qualcuno, notizie di qualcuno a qualcun altro, dopo lo leggiamo al volo.
Vediamo un po'. Consiglia l'anello alla sorella Ban Alfstan. Ma era qua? Eh? Ah no, questa Rosamond. Sì. Let's go di qua. Quanti soldi c'ho tra l'altro? 216 denari. Un po' illegittimi alcuni, ma. Blessed are the peacekeepers, champions of the just. Certamente, certamente. Grazie per i 2 gold. Very much appreciated. Allora, andiamo di qua. Voglio vedere se c'era qualcosa che mi ero perso alle meraviglie del Tedas. Perché io mi ricordo che c'era. Madonna, sti pali sono. C'è una risoluzione più merdosa che abbia visto negli ultimi 100 anni dei pali. Guarda che zella, chissà perché. Questo qui è fatto bene. Sono quelli che. Non lo so, vabbè. Comunque nel complesso la grafica regge benissimo ancora, dopo 11 anni, quindi non è che mi sto a lamentare, non vi preoccupate. Andiamo a parlare con quest'uomo. Welcome to the wonders of Fate. Sì. Allora, pozioni di Lirium, via tutte. Pozioni di Lirium superiore, via tutte. Poi, che altro ci offri? Il soffio invernale già l'avevamo visto. Ah, c'aveva la tunica lui, questa qui, che dava su costituzione. No, sti cazzi, non ci frega niente. Frega niente, lo spasmo. Questo per esempio è un bel anello, l'anello delle ere. L'anello delle ere è veramente, veramente un bel anello. Io lo prendo, senza sapere né legge né scrive, non so neanche a chi lo potrei mettere. Senz'altro a lui che c'ha quest'anello che è l'ercio. E a Zevran gli do quest'altro marcio. Ma sì, però uno magia è proprio marcissimo. Distanza agli incantesimi. Non lo so, a chi cacchio lo do quell'altro. Tieni Zevran, prenditi questo più una magia che è buono. 20 a tutte le resistenze, tanta roba. Chiaramente se tirassi anche questo ci avrei le re scappate tutte a 75. Ma credo a prescindere dall'anello ce le avrei cappate, eh? No, ci avrei natura 70, ma insomma. Diciamo che blocca la maggior parte dei danni, conferisce una notevole bonus armatura e tutte le resistenze. Infatti ci abbiamo 63 armatura, giusto? E 97. Cavolo, da 48 a 63, non male. Se metti pure lo scudo bello peso grosso, c'hai praticamente, arrivi quasi, non dico a 100 armor, ma poco ci manca. Diciamo diventi semi immune da tutto. Anche così comunque ci abbiamo delle resistenze rispettabili. Non ci vuole la chiave, non la troveremo mai. Andiamo a parlare con l'Arle, vediamo che dica, va. Qua, la tenuta, speriamo che non ci assaltino. Ma questo caricamento mi dice assalto. No, invece no. Caro Arle. Dove stava l'Arle però, maledizione? Ecco, sì, sulla stanza a destra. Bene, bene. Nigella. Excuse me, the Lady Queen has summoned me to see to her unmentionables. Avete parlato con la regina Nora? Just may I air that for you, my lady? She's brought a maid of her own to wait on her. Ah, bene, possiamo staccare la testa a entrambi, lui. The housekeeper will have my head. Good day. Fantastico, arrivo subito. Maker. Ah, ed è qua lei. Good to see you in one piece, my friend. Indeed. After your rather alarming lack of subtlety, I feared the worst for you. I prayed for your safe return. È davvero gentile questo da parte vostra, mi fa quasi passare la voglia di uccidervi. Well, what did you expect me to do? You announced me to my father's most trusted lackey. Did the purpose of my disguise entirely escape you? I barely managed to slip away from her when we reached the palace. I am hoping that, despite our unfortunate beginning, che mi fidi molto io di Anora, onestamente, a questo punto. Will you hear me out? Avete chiesto il nostro aiuto per una ragione. We need to work together, and quickly. My father has gone mad. I didn't believe it at first, but he is gripped by a paranoia so severe it prevents him from seeing sense. He saw me as a threat. Yet even now, I'm certain he will be telling the nobles you are dangerous murderers that have kidnapped and mind-controlled me.
He may even believe it. E vabbè, quindi vi abbiamo salvata. A quale scopo? Dateci una ragione per non tagliarvi la testa dopo quello che ci avete fatto. You have only just arrived in the city, so perhaps you are unaware of some recent events. Denerim has been in turmoil since Ostagar. Many people here are angry or grieving. Strangely, the unrest is worst in the alienage. Few elves accompanied the army. Ah, vedi, quindi nell'alienage ti ci manda alla fine, ok, perché c'era il fatto che l'alienage fosse sempre chiuso che mi metteva il dubbio del chissà quando ci si va. I'm certain my father has his hands in it. A useful lead, Nora, but you could have sent this information with your maid. That is true. I feared for my safety as house prisoner. But to tell the truth, I sent Elena to you because I hoped we might join forces. Mm-hmm. You need that evidence for the Landsmeet. But you also need a stronger candidate for the throne. You need me. Ce serve Alistair, tu non ce servi. E che mi dite di Alistair? I have no doubt Alistair is biddable enough and decent, but even with his blood, he is no king. Beh, you think only finché voi siete viva, però. Not only that, Alistair is a Grey Warden. It will look like you are trying to put a Grey Warden on the throne, despite your claims. I am a neutral party. Mm. Non mi piace sto ragionamento. Io mi fido di più di Alistair che ubbiezze core, Alistair. I am the daughter pezzo di pane proprio. Greatest general. Who do you think truly ruled this nation for the last 5 years? Caelan, I am what this country needs, not an untrained king who does not even want the throne. I can help you stop my father. Consider what I have said. For now, I think I will retire to my room. Warden, when you have a moment, I ask that you speak to me in private. Ci chiederà un erede. Ma noi non possiamo dartelo un erede, cara Nora, quindi well, she's le tue offerte non ci fanno né caldo né freddo. I remember when Loghain first brought her to Denerim. Poor Galen was a good boy, but Honora was always two steps ahead. Had him jumping when she snapped since the first time she batted her eyelashes. I cannot help thinking she may be trouble. But we should keep her close, all the same. Beh, perché pensate che possa causarci dei problemi? For the moment, we are united. C'ha ragione, Au. Be careful how much trust you place in Au, è quello che abbiamo fatto I do not fuori. For a moment think Honora means to give up. Cavolo, non mi viene il nome still, adesso suo. I would rather have her where we can watch her than actively working for Loghain. Ed è vedova ora, giusto? Are you thinking you might stand a chance at courtship? It would be unseemly for her to marry so soon after Caelan's death. She wouldn't take that risk unless it helps her secure the throne. Forse Alistair dovrebbe sposare Honora. Are you serious? No, never mind. I don't even want to hear the rest of this. You two just keep talking. Alistair, potevi parlare direttamente tu. I'm stand over here with my fingers in my ears. That would certainly solve a lot of problems and put forth the strongest argument before the Landsmeet to remove Loghain from power. With Theron blood on the throne and Honora's wisdom and popularity, Ferelden could present the most united front against the Blight. Unfortunately, the marriage would never happen unless they both agreed to it. And I suspect that might take a lot of persuading to get past her pride and his humility. Beh, perché è tanto importante mettere sul trono un figlio di Maric? Ferelden was first united by Callanhad, the Silver Knight. For 400 years, his descendants have ruled Ferelden. That was the heritage we preserved from the Orlesians. And it is the heritage I will fight for as long as one of Callanhad's descendants makes sense. Without that to unite us, we could scatter back to warring Terniers. Però Alistair non sa niente di cosa voglia dire essere un re. No, I don't, which I've told both of you on many occasions. If Honora's turned against Loghain, I say let her keep the crown. It looks better on her anyway. You're both wrong. With a few months of experience, Alistair will. Beh, però è vero, Alistair è bravo. He knows how to lead troops. A parte il fatto che c'ha un'armatura completa smanicata. Fight for justice. He knows how to show compassion to those less fortunate and how to trust to the maker's guidance. È vero, sono d'accordo, Alistair farebbe un ottimo re. Turn to for aid
Should that training fail him, he will be fine. Parliamo di qualcos'altro. We certainly have a great deal to plan. Cosa credete che stia facendo nell'enclave? Maker knows what that man is capable of now. Ho alcune faccende da sbrigare. If I might make a suggestion, go speak with Anora. She will either be a powerful ally or a powerful enemy. Benissimo, benissimo. Codice aggiornato, la regina Anora. Vabbè, qua racconta quello che è successo, vai. Ovvia, missione, indaga sulle crescenti tensioni nell'enclave. La regina Anora ti ha parlato della tensione presente nell'enclave. Sospetta che Loghain e Hao abbiano fatto qualcosa che ha creato grande scompiglio tra gli elfi. Indaga nell'enclave e cerca di scoprire i piani di Loghain. Bene, signori, io direi che questo archino narrativo lo fermiamo qui questa settimana, perché ci siamo, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo rimediato un sacco di loots e abbiamo giocato anche parecchio con il nostro amico Zebran, che andrò a cambiare nella prossima settimana molto probabilmente. Però devo dire che non mi è dispiaciuto che ce l'ho Zebran in gruppo, è un bel elemento. Ho fatto un playthrough già precedentemente con Zebran, era Sten quello che mi mancava. Quindi, come al solito, se vi piacciono gli RPG e se siete arrivati fino a qui, io vi ringrazio e vi invito a seguire il canale, perché più siamo e meglio è. Siamo quasi arrivati a 1000, piano piano ci arriveremo, e sarà una bella milestone quella, e poi magari ci inventeremo qualcosa di speciale per i 1000 iscritti. Quindi ci vediamo la prossima settimana con la parte nell'enclave elfico, vediamo che è successo e se ce la facciamo finiamo il gioco, se no lo finiamo la settimana prossima, poi cominciamo con i DLC. Quindi tale è tutto, bella pips, alla prossima, ciao!